Un mare di vele blu è il titolo della giornata che ha visto lavorare insieme i club service della città, le associazioni di volontariato e le associazioni dei club nautici, proprio per organizzare una giornata all'insegna del divertimento per i bambini autistici della città. Mi piace sottolineare il titolo della giornata di oggi, un mare di vele blu, blu come l'autismo, ma blu come il mare, come il cielo, come gli orizzonti che dobbiamo riuscire a sfatare e andare oltre per lavorare tutti insieme. Questa manifestazione di oggi del Club Nautico in associazione con il Lions Club Host di Gela, il Lions Territorio Ambiente, il Circolo Velico di Gela, è una giornata dedicata a dei ragazzi per una giornata di riflessione, soprattutto di sano divertimento in questo periodo che precede il Ferragosto e una veleggiata, e abbiamo coinvolto tutti i ragazzi dei vari circoli dei diversamente abili, quindi siamo molto contenti di essere riusciti tra virgolette a coagulare questa manifestazione con tutti i club service e ci auguriamo che abbia successo. Da parte nostra come Club Nautico è stato ed è un piacere aprire le porte soprattutto a chi ha meno possibilità e dare la possibilità ai bambini meno fortunati di poter approcciarsi a questo importante sport. Sicuramente questa è un'esperienza, è una piccola goccia che permette anche di creare una nuova delle nuove anche collaborazioni tra le varie associazioni che ci sono all'interno del territorio, che è sicuramente un nuovo modo per creare inclusione a 360 gradi, che quindi questo permette anche alle famiglie di poter avere servizi in più all'interno del territorio gelese. Come pensa che reagiranno a trovarsi in mare aperto i bambini? È sicuramente una prima esperienza, quindi il mare comunque prende un po' tutti. Io credo che la maggior parte dei ragazzi, se non tutti, reagiranno abbastanza positivamente a questa esperienza. Questa è una bella occasione per dare a dei ragazzi particolari una giornata particolare. Fortunatamente ci siamo trovati tutti d'accordo, Club Lions, Club Service della città, associazioni proprio per bambini autistici, e fortunatamente abbiamo avuto una buona raccolta di adesioni ed è una bella giornata, veramente per tutti. Com'è nata l'idea di questa giornata? L'idea è nata perché, essendo genitore di un ragazzo che fa vela agonistica e avendo una moglie che lavora con i bambini speciali, abbiamo pensato che riuscire a portare questo bel gruppo a mare è una cosa per noi meravigliosa, e quindi con le difficoltà che ci possono essere, però l'umanizzazione di tutto quello che si fa diventa una delle cose più importanti. Questa è una delle prime di tante giornate che organizzeremo nel corso di questo anno sociale, e quindi vediamo, cominciamo, ci siamo lanciati e vediamo cosa riusciranno a donarci, e ritengo ci doneranno tantissimo. Stiamo vedendo proprio la loro gioia nel salire sopra, diciamo, queste imbarcazioni e uscire fuori dal nostro porto per godersi questa meravigliosa giornata. Ovviamente c'è tanto lavoro alle spalle che hanno fatto gli organizzatori, le varie associazioni, e che continuiamo come amministrazione comunale a ringraziarli. Si spera quando prima di poter rendere il porto fruibile anche ad altre attività, non soltanto a questa. Assolutamente, potrebbe essere, diciamo, un messaggio retorico, però la città di Gela non può non avere un porto turistico che possa permettere ancora di più di fare questo tipo di manifestazioni, ma, come dicevi anche tu, altri tipi di manifestazioni. Ovviamente come amministrazione non ci fermeremo qui, stiamo andando avanti giorno dopo giorno affinché questo gravissimo problema del porto venga risolto.